Buongiorno, sono Giuseppe Giulio Chef. Molti di voi mi avete detto: perché non fai qualche ricetta di qualche magari lievitato con lievito madre? Io lo voglio fare, però prima devo fare una cosa: insegnarvi come si fa un buon lievito madre. Oggi la ricetta sarà proprio questo: creiamo da soli velocemente il nostro lievito madre. Iniziamo prendendo l'uvetta passa che abbiamo accuratamente sciacquato con acqua corrente e la lasciamo 20 minuti ad ammorbidirsi dentro l'acqua che useremo per l'impasto. Passati 20 minuti andiamo a frullarla con un frullino o con un mixer immersione, come vogliamo. Così. Non deve essere necessariamente super fine o uniforme, come viene viene. Diciamo, questa è la parte degli zuccheri. Questi qua sono zuccheri semplici che riescono a scomporsi facilmente e che aiuteranno appunto la maturazione del nostro lievito madre. Quindi aggiungiamo tutta la farina e adesso, giusto con una forchetta, cominciamo ad impastare o quantomeno ad uniformare il più possibile. Non vi preoccupate che adesso la vedete così frastagliata. Voi continuate. Quando vedremo che con la forchetta già non riusciremo più a compattarla, utilizzeremo la mano. Vedete così? Piano piano, piano piano vedremo che andremo a pulire quella che è la nostra ciotola. Vedete? L'impasto all'inizio risulterà un po' più asciutto, però poi man mano tirerà fuori l'umidità. Andiamo adesso sul banco di lavoro. Tutti i pezzettini li lascio sul banco, perché man mano l'impasto stesso se li assorbe. Vedete? Dobbiamo manovrarla, impastarla energicamente per circa 10-12 minuti. L'impasto dovrà diventare liscio come il marmo, per intenderci, e dovrà essere a un certo punto anche soffice, molto soffice. Vedete? Vedete come intanto pulisco il banco? Già non c'è più niente sul banco. Vedete, compattiamo, facciamo in modo che si formi questa rete glutinica, la maglia. Vedete, così, finché a un certo punto facciamo una pallina. Vedete come deve essere? Proprio liscia completamente, però soffice. Adesso io smonto il tappo di questo barattolo, perché per questa fase lo tapperò con una garza finché passi aria, perché quest'aria farà passare anche alcuni batteri necessari alla formazione del lievito. Farò anche una croce sopra che mi aiuterà a vedere quanto sta crescendo l'impasto, oltre a incorporare meglio l'aria. Se avete un barattolo dello stesso diametro dell'impasto è meglio, perché non si ossideranno le parti laterali, ma si ossiderà solo il cappello, quindi sarà più facile pulirlo. Adesso 2 giorni a riposo, fuori frigo, in un posto non ventilato. Dopo 2 giorni, vedete? Le croci si sono allargate, indicando appunto che è cresciuto l'impasto. Come vedete, anche la parte laterale della pallina ormai si è ossidata a contatto con l'aria, quindi dovrò toglierla, pulirla. Vedi, se avessi avuto invece il diametro della pallina come il diametro del barattolo di vetro, lì non sarebbe passata l'aria, quindi toglievo solo la parte superiore. Però non importa, tanto semplicemente questo scarto che vedete andrà buttato, perché non servirà a niente, non si può usare per niente questo tipo di scarto. Vedete? Dentro, vedete com'è appiccicoso? Ecco, questo è il vero lievito. Però vedete, togliamo tutta la parte ossidata, la parte che è più dura, che era a contatto con l'aria. Teniamo solo veramente il cuore, vedete? Così. Perciò dico, sarebbe stato più semplice con un barattolo dello stesso diametro, come vi dicevo prima, però non importa. Adesso pesiamo, sono 128, 129, 130, 131, ok, 131. Adesso mettiamo acqua per la metà del peso del lievito. Quindi sarebbe 131, 65,5, mettiamo 65 e va bene, così. Cominciamo a sciogliere il lievito, così, con la forchetta stessa. Vedete come si forma la schiumetta e come si sta creando proprio questo impasto super liquido?
Questo sarà necessario per rendere poi uniforme la farina che aggiungeremo insieme a questo, diventerà un impasto uniforme con la stessa quantità di lievito, no? Quindi andiamo ora a nutrire il lievito. Questa volta mettiamo il 100% del peso solo del lievito, quindi senza l'acqua, che era appunto 131. Quindi di nuovo mettiamo 131. Guardate così. Adesso impastiamo prima con la forchetta, così evitiamo di sporcarci le mani. Comunque tranquilli, perché poi nella descrizione e anche nel sito internet troverete poi tutti i passaggi. Vedete? Quando arriverà di nuovo il punto che, insomma, vedete, già non riesco più a compattare solo con la forchetta, continuo a mano, come abbiamo fatto prima. Questo sarà un processo da adesso in poi che dovrete fare tutti i giorni fino al giorno 28, che è l'ultimo, quello della maturazione del lievito. Vedete? Io ora vi ho fatto vedere i primi due giorni, adesso vi faccio vedere anche questo come sarà domani e come lo tratterò domani. Vedete, intanto lo sto impastando, togliamo anche tutti i residui dalle mani così che lui se li assorbe, vedete? Così. Di nuovo 10 minuti di impastatura finché l'impasto sia uniforme, liscio liscio come la seta, e deve essere però soffice. Vedete? Guardate che bella elasticità che ha questa massa. Vedete? Così. Di nuovo formiamo la pallina, chiudiamola sotto, facciamo la pirlatura, ormai siete esperti. Così, vedete? Guardate che bello. Questa volta prendo l'altro barattolo di vetro, non metterò più a questo punto, diciamo, la garza, ma semplicemente toglierò la guarnizione. Vedete, io raschiaccio l'impasto così che aderisca anche ai lati, così che l'ossidazione sarà solo superficiale e non ai lati, così avrò più lievito. Di nuovo lasciamo la croce e lo lasciamo fuori frigo affinché possa crescere, e domani vediamo come sarà. E voilà. Ta-da! Guardate il giorno dopo già come è cresciuto, guardate l'alveolatura, questo indica che il lievito, insomma, è stato ben nutrito. Ora guardate che facile, tolgo solo il cappello, vedete? Solo il cappello che è venuto via subito in un colpo, il resto è tutto lievito fresco buono. Adesso vedete, come sempre si pesa la metà dell'acqua e poi lo stesso peso, la stessa quantità di farina. Però cosa succede? Che se noi andassimo avanti così 28 giorni diventerebbe enorme, cioè dovremmo avere una botte. Quindi a un certo punto scegliete di prendere solo una parte e lo scarto buono, quindi non quello di ossidatura, proprio parte del lievito buono, lo tenete da parte, che eventualmente ci sono delle ricette che si possono fare con gli scarti di rinfresco di lievito madre. Poi lo vedremo più avanti. Però in questo caso io, vedete, ora faccio questa parte di impasto, ma non vado oltre perché voglio usare solo questo barattolo. Quindi domani chiaramente avrò molto molto più lievito, però non importa, lo terrò da parte o lo butterò, perché sennò diventa veramente improponibile. Dovrei avere 100 barattoli da tenere, vedete? Adesso stessa quantità del peso del lievito e vado a impastare. Così, dobbiamo essere precisi in questa fase. Ok, il mezzo grammo non cambia niente, però già 1-2 grammi di differenza potrebbe cambiare. Così, vedete? Mescoliamo. Ogni volta che il lievito va più verso la maturazione diventerà sempre più colloso. È incredibile, però questo è un buon segno. Vedete, già non ce la faccio più a impastare così, quindi continuiamo a mano. Ormai siete esperti, ormai avete capito qual è il procedimento, ormai voi siete già ormai degli chef. Così, vedete, impastate, andiamo a pulire la ciotola, e una volta che abbiamo poi pulito la ciotola andremo sul banco in maniera da terminare l'impasto, sempre impastandolo per almeno 10 minuti, perché il risultato deve essere sempre lo stesso.
deve essere liscio, liscissimo, veramente come seta, come marmo, proprio liscio, 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 però soffice. Vedete? 10 minuti a lavorarlo così, vedrete che prima risulterà un po' tenace, poi pian piano diventerà sempre più soffice. Quello è il punto giusto nel quale poi potremo fermarci. E voilà, vedete? Di nuovo pallina, così. Perfetto. Adesso lo mettiamo nel barattolo, sempre senza guarnizione, in maniera che possa respirare, proprio per avere lo scambio batterico. Di nuovo, vedete, lo schiaccio in maniera che aderisce alle pareti. Posso a questo punto praticare l'incisione e voilà, di nuovo togliamo la guarnizione, chiudiamo e lo lasciamo riposare. Tada! Il nostro lievito è maturo, è pronto per essere utilizzato. Molto bene, come avete visto, adesso la ricetta è terminata. In sé è una ricetta molto semplice, quella della preparazione del lievito madre. Ci sono dei tempi che vanno rispettati, che sono appunto almeno i 28 giorni. Ricapitolando, ricordiamo, il primo giorno l'abbiamo lasciata 2 giorni, temperatura ambiente, prima di fare il primo rinfresco. Successivamente, per tutti i 28 giorni, 27 giorni restanti, anzi 26 perché ne sono passati 2, dobbiamo fare il rinfresco più o meno tutti i giorni. È importante questo perché il rinfresco strutturerà il nostro lievito madre. Dopodiché, una volta che il lievito madre è maturo, possiamo tranquillamente conservarlo in frigo e fare il rinfresco proprio quando vediamo che magari si è già triplicato o magari non cresce più. Quindi quando non cresce più vuol dire che ha bisogno di nutrimento. Un aspetto molto importante, come ho detto anche durante il video, scegliete un nome per il vostro lievito madre, è una consuetudine e bisogna farlo, bisogna rispettarlo. Vedrete quando comincerete a utilizzarlo una volta maturo quale bontà saranno le vostre ricette. Ripeto, non è tanto rapido come un lievito di birra o un lievito di quelli chimici. Date il tempo alle cose, però riscoprirete i sapori dei nostri nonni quando praticamente preparavano il pane o quando preparavano qualsiasi lievitato o una bella pizza in teglia. Spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un like a questo video, farò poi altri video spiegando anche come utilizzare gli scarti degli impasti, così ci saranno delle ricette che si possono fare anche con questo scarto. Da Giuseppe Giglio dall'Andalusia è tutto. Arrivederci alla prossima ricetta. Ciao!